c'è tutta è questione di un poco di pratica. Lui che ha fatto l'università della vita e a malapena sa fare di conto con le dita, ma è persona alquanto simpatica e modesta al punto da vantarsi soltanto d'aver messo due congiuntivi in fila. In tutta sua vita, su altrui iniziativa, ma chissà cosa stava pensando e chissà chi già stava incolpando. E ora puoi impartirti minime lezioni e brevi cenni di storia universale. E l'eleganza con cui ci si regge i coglioni, guadagnando un'uscita plateale. Perché vedi, ragazzo, a questo mondo i timidi, chi ascolta chi dà la precedenza. Non ha mai capito che non fa esperienza, prenderle in culo è solo da stupidi. Ma ognuno i suoi dolori e i suoi lividi. Così tira a campare, vivi e lascia vivere, non schierarti e nel caso scegli bene. I più svegli, i furbi, chiunque conviene, per aprirti una strada devi solo decidere chi lasciarti indietro e chi rincorrere e mollarlo al momento opportuno. Perché non ti regala niente nessuno, e a questo mondo fidarsi è un lusso che solo un perdente si può concedere. Così dice e tu intanto taci in goia e ringrazia chi ancora ti ha dato un lavoro. Scobba per quattro e se ti paga in nero, esprimi gratitudine, sprizza di gioia e sorridi agli insulti, ai nomignoli idioti, agli scherzi feroci ti abituerai. Verrà anche il tuo turno e ti rifarai, con gli interessi potrai anche tu finalmente dare simpatiche stecche agli ultimi arrivati. Poi ti volti e 30 anni sono volati un secondo, e sei ancora in attesa di un mezzo miracolo, di una vita normale, di un aumento ridicolo, per planare sul morbido quando arriverai in fondo alla pensione, a quello che pensi ti spetti, che ti risarcirà di ogni rospo ingoiato. Ma è un'età che dovresti averlo già capito, come ruota il mondo e da che parte sei girato, e di questa esperienza certo tu non difetti.